Corsia di destra, Riccardi cerca l'uno contro uno, il traversone che arriva in mezzo, così così Loria, e poi il tentativo sotto misura di Zanzelar che si divora un gol. Che non fa Gioli, ancora la profondità cercata e trovata per Anzolin, scarico all'indietro, Petrelli deve girarsi, Petrelli va col destro e manca di pochissimo il bersaglio, complice anche una deviazione, il terminale è sempre lui, l'ex Cesena, lì a Petrelli, pallone centrale, Monzialò lascia scorrere, Zola tiro, Fagioli lo piazza, ma c'è il piattone fondamentale in quel settore da parte di Tranciani, rimessa laterale ancora per la Juve che guadagna qualche metro, dentro per Petrelli, molto distante dalla zona gol, ancora Petrelli, si mette in proprio, zona tiro, Petrelli col destro, ci va di giustezza e di potenza, sale intanto Riccardi, fuori il primo avversario, ancora Riccardi che avanza, si distende la Roma, largo c'è anche Besuyen, se ne va da solo Riccardi che cerca la soluzione personale dopo un clamoroso allargo a beneficio ancora una volta da parte di Selar, Dorazio, zona tiro, Dorazio sulla traversa, ancora una volta decisa, stavolta il 4 che è Boloca, ancora tanta intensità, centrocampo dove si lotta e si combatte, l'apertura a sinistra a beneficio di Semeraro che va al cross in mezzo per Selar, il vantaggio della Roma con Zanzelar che si ritrova un pallone giocabile lì in un fazzoletto e lo mette alle spalle di Loria, passa in vantaggio la Roma proprio in extremis in questo primo tempo dopo l'avanzata di Semeraro a sinistra, Selar ricama e mette in rete per l'1-0 giallorosso. E alla fine abbiamo detto i due attaccanti protagonisti da una parte e dall'altra, ci ha provato a più riprese Ria Petrelli nella Juventus, il gol l'ha fatto Zanzelar nella Roma, intanto Fagioli, il tentativo e la risposta di Stefano Greco che alza sopra la traversa, uno dei fuoriquota della Roma, macchina da gol, Zanzelar, pallone in mezzo con la Juve che allontana in qualche modo al fischietto in bocca l'arbitro, ci sarà spazio per la conclusione però da parte di Semeraro che prende la parte esterna della rete, uno dei tanti cambi che farà Baldini nel corso di questo secondo tempo, non aveva attenzione, visto attenzione, intanto Selar se n'è andato, scappa Zanzelar, zona tiro, Selar doppietta per lui e 18 in campionato, micidiale Zanzelar che ruba palla ai giocatori della Juve e mette all'angolino 2-0 per la Roma, doppietta dell'attaccante sloveno che fa 18 in questo campionato. È partita fortissimo la Roma e si è subito vista, anche se, guarda, voglio rivedere un attimino, niente, i due centrali sono ostacolati uno con l'altro, ma addirittura è già la partenza che è sbagliata, mi spiego meglio, visto che hai solo un attaccante davanti e tu sei con due difensori centrali, uno lo marca. Uno delle sue punti di diamante nell'Under 17. Ripartenza intanto per la Juventus con Nicolò Fagioli, prova a prendere per mano la Juve, lancio in profondità per l'inserimento di Nicolussi, il gol della Juventus con Hans Nicolussi Caviglia. Sì, sono stati presi alle spalle secondo me in modo maldestro la linea difensiva della Roma, adesso riguardiamo, palla sopra, secondo me insomma non hanno dato la giusta copertura, hanno lasciato troppa profondità all'inserimento della mezzala ed è giusto subire gol. E ha risposto presente Hans Nicolussi Caviglia, anche lui non nuovo a realizzazioni. È la prendere un gol del genere. Eh sì, anche perché è un gol che rimette in carreggiata la Juventus nel momento in cui il tecnico Baldini provava a ricucirla. Intanto il tentativo dalla distanza e gol di Pezzella con la papera clamorosa da parte di Loria. Un tiro dalla lunghissima distanza con Pezzella che va ad esultare, ma ci ha messo del suo Loria che legge malissimo la traiettoria del pallone. Pezzella buca il portiere della Juve, rivediamo un tentativo che sembrava innocuo dalla lunga distanza, ci prova Pezzella, malissimo qui Loria, se lo fa scappare il pallone all'angolo, è il 3-1 per la Roma che riesce a rimettere in ordine le distanze con Nicolussi, non riesce a sfondare, ci prova poi più che altro con un tentativo velleitario Fagioli, ancora lui, sale, palla al piede, zona tiro, va col destro Fagioli, lo disegna sul sinistra alla Roma, la Juventus cerca un colpo di coda nella parte conclusiva del match con il tocco dentro, Petrelli zona tiro, poi ci mette il guantone, doppio il portiere Stefano Greco e nega la gioia del gol alla Roma che da 23 andrebbe a 26 in classifica, un bel balzo in avanti della squadra giallorossa scavalcando proprio la formazione juventina e l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, vince la Roma sul campo della Juventus 3-1 nel segno di Zanzelar che fa 18 in campionato, una vittoria preziosissima quella della Roma ovviamente in